Secondo appuntamento del campionato ACI eSport 2023, siamo a bordo delle GT4, siamo ai Ras della Frontera, scopriamolo insieme. Staccata di curva 1, la Expo, terza marcia, si usa tutto il cordolo esterno, anche qualcosa in più, si tocca il cordolo interno, si va a dare gas per fare rotazione. Staccata di curva 2, in discesa per la Michelin, c'è tanto grip qui, si può frenare tanto tanto tardi. Curva 3 da fare assolutamente in pieno, tagliando tantissimo. Curva 4 arriva adesso, da fare altresì in pieno, curva verso sinistra, cordolo esterno, interno e di nuovo cordolo esterno. Sito Pons, curva a destra in salita, terza marcia, tanto cordolo, pieno gas per dare rotazione. Giù in discesa verso curva 6, il più importante spot di sorpasso di questo tracciato. Si frena ai 100, seconda marcia, tanto cordolo interno, presso sul gas per fare rotazione con queste GT4. Terza marcia, progressione, quarta marcia, cordolo esterno, cordolo interno, di nuovo cordolo esterno, si sta qui per impostare bene curva 8, la spar, terza marcia, si tocca il cordolo, giù di gas, quarta marcia, short shift, rotazione, poi via verso curva 9, la Angel Nieto, opportunità di sorpasso, vediamo chi avrà il coraggio e la capacità di buttarsi lì dentro in gara. Terza marcia per curva 10, poi si arriva all'approccio della chicane Senna, seconda marcia, tanto bananas sulla prima, sulla seconda, si mette anche la terza qui, non si tocca invece il bananas in uscita. Terza marcia, quarta da fare in pieno, curva 12, la Ferrari, e poi l'ultimo più importante spot di sorpasso qui in resta, la curva 13, Jorge Lorenzo, tanto banking, io l'ho fatta un po' a V, c'è chi rimane più cucito a fare percorrenza, l'importante è accelerare forte e non perdere tempo. Qui siamo ai Ras della Frontera.